terzo appuntamento formativo sul sistema di rappresentanza all'estero con la settima commissione di lavoro del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, il CGIE. All'ordine del giorno le consulte regionali. Ascoltiamo l'intervento di Maria Chiara Prodi ai nostri microfoni. Buonasera, bentrovati a tutti. Abbiamo scaldato i motori all'interno della nostra stanzetta Zoom. Siamo questa sera non solo tra delegati del seminario di Palermo e Commissione 7 del CGIE più qualche collega che ci ha voluto raggiungere, ma soprattutto siamo in compagnia delle consulte regionali per l'immigrazione. Attraverso il lavoro realizzato dalla Commissione 7 del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, ci siamo dati come missione quello di cercare di diffondere il più possibile le informazioni che permettono una piena partecipazione dei cittadini italiani dall'estero, in particolar modo in vista del prossimo rinnovo dei comites del CGIE. La nostra commissione si chiama Nuove Migrazioni Generazioni Nuove e, come senz'altro sapete, si è occupata di realizzare una rete di giovani italiani nel mondo attraverso il seminario di Palermo. Abbiamo quindi in aprile del 2019 radunato 115 ragazzi da tutto il mondo con i quali abbiamo continuato a lavorare su progetti e confrontando i nostri punti di vista. Questo corso che abbiamo cominciato a metà settembre vuole allargare in maniera più risoluta la base dei nostri contatti e far sapere a tutti i ragazzi nel mondo che hanno un loro ruolo da giocare da protagonisti nel sistema non solo della rappresentanza ma proprio della cittadinanza italiana all'estero. Ci siamo quindi dati come appuntamento ogni seconda domenica del mese a partire dalle 21 sulla pagina Facebook del Seminario di Palermo, che è facebook.com seminario.palermo. E da lì abbiamo cominciato a metà settembre con un incontro sui comites, poi metà ottobre con un incontro sul CGIE e l'altra sera, 8 novembre, un incontro sulle consulte regionali per le migrazioni. Il prossimo appuntamento, il 13 dicembre, sarà su un tema molto importante con il quale speriamo di chiudere quest'anno orribile del 2020 così complesso, e il tema sarà proprio il Covid. Ci sono in corso diverse ricerche che sono state fatte e alcune già chiuse, e quindi il 13 dicembre parleremo proprio di come questa pandemia ha modificato i percorsi migratori e soprattutto dei giovani, che domande si fanno e che prospettive di futuro si danno al di fuori di questa pandemia. Quindi avremo poi la possibilità di radunare tutte queste informazioni in un kit che sarà quindi disponibile al grande pubblico proprio per cercare di diffondere il più possibile questo materiale e la voglia di tutti di partecipare.